Questo era Saviano. Lo vedremo dopo, in uno dei passaggi della vita reale più difficili che ha vissuto, il ritorno a Casal di Principe. Però ora vi voglio far vedere, a voi e agli ospiti, un'altra scena di Gomorra. È una scena che sembra presa di peso proprio dalle cose che si sono viste, sentite e raccontate nelle ultime settimane. Vediamo. Quanto paga per lo smaltimento? Io pago 50 oggi. La sua offerta? La nostra azienda è in grado di dimezzare i costi. 25 centesimi al chilo. Ma è buono. Ma è tutto clean, come dicono negli Stati Uniti? Trattandosi di rifiuti tossici, certificazioni, stoccaggio e trasporto. Certificazione, stoccaggio e trasporto. Ha portato con sé un contratto che posso visionarlo? Certo, vabbè. Se lei ha delle perplessità, le posso dire che l'intero ciclo di smaltimento finisce direttamente nelle discariche di Marcianise. No, si figuri. Non è una correttezza di informazione. No, io la ringrazio della sua corretta informazione, ma a me interessa sia clean, come dicono in America. Poi su quello può stare assolutamente. Questo non è che mi interessa, capisci? La nostra azienda è in grado di smaltire i rifiuti che la sua fabbrica produce in un anno. 800 tonnellate. 800 tonnellate. Non è un problema. Sono tanti. A me interessa smaltire. Le ripeto, osserviamo diverse aziende in zona. Si può informare? No, no, ho già fatto. Ho già fatto questo. Non si preoccupi, ho già fatto. Però, come vedo, siamo nella massima trasparenza. Assolutamente. A Cannes è il momento dei verdetti, tra i favoriti anche Gomorra di Garrone, premio della giuria al Divo di Paolo Sorrentino. We'll be right back.